Buongiorno Anna! Buongiorno Teresa. Allora, ti sei alzata presto stamattina per cucinare? Come sempre. E in genere impieghi molto tempo per cucinare, tipo un'ora, 2 ore? Tipo un'ora, un'ora e mezza, dipende da quello che si vuol preparare. E stamattina sei andata a fare la spesa? Sì, qualcosina. E in genere dove vai? Vai al negozio oppure dai fornitori locali? Anche dai fornitori locali. E oggi cosa cucinerai a pranzo? Oggi lana e fagioli con la cotica di maiale. La lana e il tagliolino, Il vero? tagliolino con i fagioli Perfetto, borlotti. va benissimo. Ci sono altre ricette che ti piace cucinare? Mi piace molto fare la pasta in casa, tipo i cavatelli, i fusilli, i ravioli. E come dolce mi piace fare molto, che usiamo molto, fare gli scaldatelli nel periodo di Pasqua, le chiacchiere e gli strufoli. Ah, che buoni! E chi ti ha insegnato a cucinare? Mi ha insegnato mia mamma. Tante cose le ho imparate da sole perché mi E piace. più o meno ti ricordi quando hai imparato? Ah, mi sembra di aver sempre cucinato perché quando la mamma faceva la pasta in casa, io a fianco facevo la pasta in casa. Poi me la cucinavo a parte, facevo tutte le cose che fa la mamma e da allora ho sempre cucinato. Ah, che bello! E quindi si può dire che tu abbia imparato quasi per gioco, Per non sei gioco, stata sì, per costretta. Ti gioco. ricordi per caso in particolare una prima volta in cui hai cucinato da sola? Sì, ero già grandicella e ho cominciato a fare i primi pranzi con gli amici. Abbiamo fatto una spaghettata semplice. Che bello! In genere come impari nuove ricette? Guardi la A televisione oppure volte, poi attraverso le tue amiche? sì, anche questo, prendo degli spunti, faccio delle invenzioni che poi a volte sono più buone, a volte di meno, però di solito funzionano. Le mangiamo. Ah, e tuo marito e i tuoi figli chiedono di cucinare qualcosa in particolare ogni giorno, oppure sei tu che Sì, vorrebbero decidi? sempre qualcosa di diverso, che cerchiamo di accontentarli poi alla fine. E segui un programma settimanale oppure quello che ti Eh viene? sì, più o meno, mangiamo magari 2 volte la carne, 2 volte il pesce, la verdura tutti i giorni. E la domenica c'è un menù in E la particolare? domenica poi si fa sempre la pasta di casa, i fusilli, la pasta al forno. Ho capito. Il congelatore ce l'hai, lo usi? Ce Sì, lo uso. Sì, ne faccio buon uso. l'hai in cucina in In genere, cucina, sì? E sì. ci sono delle pietanze che prepari e che poi congeli? Sì, anche la pasta fresca si può preparare magari qualche giorno prima e poi tenerla pronta per la domenica e quindi la congelo. La carne, Ho capito. anche se per breve periodo, però sì, per Va bene. organizzarsi. Hai anche per caso un orto? Sì, anche l'orto. Sì. Lo coltivi tu oppure lo fai Coltivo coltivare? io, Ah, tu personalmente. Sei brava personalmente. allora. Adesso La grande. passiamo alla ricetta di oggi. Senti, oggi allora cosa ci farai vedere? Cosa Oggi preparerai? facciamo la cosiddetta pizza di sanguinaccia da noi, che Ce la spieghi sarebbe un una pochino? crostata più o meno al cioccolato. Il sanguinaccio lo facciamo noi, che viene fatto col sangue del maiale, con l'acqua, lo zucchero, il cioccolato fondente, la cannella, girato per tanto tempo e fatto cuocere per almeno 3 ore e diventa cioccolato. E dopodiché prepariamo una pasta frolla con la farina che produciamo noi, sono 500 grammi di farina, 200 di zucchero, lo strutto del maiale, che Cos'è come lo strutto, Anna? il grasso del maiale, che come si suol dire del maiale non si butta via niente. Ah, che bello. Poi inseriamo 3 uova. È un dolce che poi vai nel forno? È un dolce che va nel forno. Noi abitualmente lo facciamo cuocere uso antico, vicino al Poi ci farai fuoco. vedere allora Sì, come sì, sì, farai. sì. Ma si può fare anche nel forno normale, volendo, per seguire la tradizione maggiormente. Anche perché immagino venga più Ben, buono. sì, molto.
cerchiamo di impastare energicamente. Di questa ricetta tu hai cambiato qualcosa o segui quella tradizionale? Seguo quella tradizionale, anche perché è perfetta. Viene morbida, si conserva per alcuni giorni. Quindi questo è un dolce che mangiavi anche da bambina? Da bambina, sì. Sì, sì. Chi te l'ha insegnato? La mia mamma, perché abbiamo sempre fatto il sanguinaccio, poi adesso il sanguinaccio lo conserviamo quasi per tutto l'anno, perché lo mettiamo in congelatore, e quindi anche se durante l'estate, quando non è periodo che si ammazzano i maiali, abbiamo il dolce di sanguinaccio. Va bene. Le persone. Questo dolce più o meno per quante persone va preparato in base a questi ingredienti per che abbiamo visto? Per 8 persone basta la grande, anche perché poi è buono e tutti ne richiedono un altro pezzo. La pasta è quasi pronta perché non va lavorata molto e quindi... Quindi è anche un dolce che si prepara in pochissimo sì, tempo. Sì, sì, molto sbrigativo. La dividiamo in due e la stendiamo. Per facilitare il lavoro la mettiamo su carta da forno. Adesso è tutto più semplice. Viene stesa. Questa è la tua taverna, Anna? Sì, questa è la taverna dove faccio tanti lavori, dove facciamo, dove facciamo il salame, faccio i peperoni arrostiti nel fuoco, preparo le melanzane arrostite da mangiare, da conservare, perché facciamo tante cose da conservare per l'inverno. Anche la passata di pomodoro? La passata di pomodoro soprattutto. Conosci altre persone che sono bravissime in cucina, come te ovviamente? E non lo so se sono brava, comunque mangiano tutti quando cucino di solito. La mia mamma è bravissima, ad esempio. E tua mamma cos'è che sa cucinare benissimo? La mia mamma fa benissimo gli gnocchi, per esempio. Difatti, la domenica siamo sempre da lei. Oppure la chiamiamo e gli viene a fare qua, perché lei è bravissima a fare gli gnocchi. Ha una mano magica, allora. Ha una mano magica, sì. Che io cerco di imitare, ma ancora non sono riuscita. Ah, allora adesso stai disponendo il sanguinaccio. Il sanguinaccio, sì, sì. Cerchiamo di metterlo uniforme. Questo cuocerà in breve, più o meno una ventina, 20-25 minuti. Anche la cottura, anche quindi la cottura è minima, sì. Lo mangiano tutti in famiglia? In famiglia sì, lo mangiano tutti. Anche il bambino, mio figlio che è piccolo, ha 9 anni, ne va pazzo. Anche perché ha gusto di cioccolato e... è buono, è fatto con ingredienti naturali, non è... Adesso prendiamo... fermami. Ok, poi prepariamo la parte superiore, aiutandoci sempre con la carta da forno per facilitare il lavoro. Anna, tu hai parenti che sono emigrati? Sì, la maggior parte della nostra famiglia sono tutti emigrati fuori. Dove sono andati? C'è chi sta in Svizzera, c'è chi abita in Piemonte, al nord, sul Lago Maggiore. Sono andati via per lavoro? Per lavoro tanti anni fa e quindi i miei cugini sono cresciuti là, le zie da una vita che abitano là
Vengono qui ogni tanto? Sì, sì, nelle vacanze estive, a Natale, vengono, vengono sempre. Anche perché amano la nostra cucina, quindi automaticamente... Quindi quando vengono assaggiano questi prodotti tipici? Sì, cerchiamo di fare sempre le cose che gli piacciono di più. E quando non vengono, mandate qualche volta sì, qualche sì, pacco? Sì, sì, facciamo il salame, mandiamo il salame. Anche le conserve di pomodoro? Le conserve di pomodoro, sì. Beh, sicuramente anche i latticini. I latticini, caciocavallo, la ricotta. Beh, sono che... prodotti che forse lì non trovano. Oppure anche se si trovano, non sono, ecco, al supermercato. Mentre qua li prendiamo anche da privati, la gente che li fa, le persone che li fanno loro, che quindi... In modo naturale. Sono naturali, di latte vero, insomma. Va bene. Penso che siamo alla fine della nostra sì, ricetta. Sì, è quasi pronta. Giusto quando la chiudiamo. Un poco di pazienza come tutte le cose in cucina. Certo. Bisogna essere pazienti. La bucherelliamo. Perché si deve bucare con la forchetta? Altrimenti si gonfia la pasta e non viene più. Ah, quindi con la forchetta con fate questa operazione. Facciamo dei buchini, mettiamo un poco di zucchero ed è pronta per infornarla. Lo zucchero perché così viene più dolce? Più dorata. Ah, quindi lo zucchero aiuta la doratura del dolce. Sì, siamo pronti per infornarla. Io di solito sì. La inforno nel forno di campagna. Tiriamo un po' di fuoco. Com'è questo forno di campagna? È antico e quindi allora non c'era il forno. Io me lo sono rifatto da un babbo, me l'ha rifatto e lo uso pure io. Quindi mettiamo così. Questo è il forno che quindi non... sulla brace? Sì, non è niente di che, mettiamo questo e sopra mettiamo altra brace? Altra brace. In genere basta quella che metti oppure ogni tanto sì, devi di solito basta altra. Si controlla perché per vedere la cottura ed è pronto.